Benvenuti in questo video nel quale parleremo del Krumar 7, uno strumento del quale mi ha colpito subito la parte estetica, che ricorda i pianoforti elettrici degli anni 70, quali ad esempio il Fender Rhodes. A differenza degli altri stage piano che concentrano le loro risorse sul suono di pianoforte acustico, il Krumar 7, proprio come per la parte estetica, vuole porsi come clone di quelli che sono i pianoforti elettrici vintage degli anni 70, quali appunto il Fender Rhodes, il Wurlitzer, il CP70, senza comunque dimenticare altre sonorità come ad esempio quella appunto del pianoforte acustico. Per poter ottenere un suono fedele agli originali, il Krumar 7 all'interno ha dei motori di sintesi a modelli fisici. Questa scelta è stata fatta in particolare perché la sintesi a modelli fisici ad oggi è una delle migliori a livello emulativo. Questa sintesi genera il suono attraverso complessi algoritmi matematici che simulano il comportamento dello strumento reale. A livello teorico, uno strumento si divide in tre parti: una parte eccitatoria, una parte risonante e una parte radiante. Ad esempio, accostando questa suddivisione al suono di un pianoforte acustico, abbiamo il martelletto, che è la parte eccitatoria, la corda, che è la parte risonante, e la parte radiante, che sarebbe la tavola armonica del pianoforte. I calcoli matematici necessari per emulare ogni parte dello strumento acustico sono complessi, in quanto devono tener conto di molte variabili. Immaginiamo ad esempio un semplice martelletto, possiamo andare a considerare come variabili il tipo di materiale o, per quanto riguarda il feltro, l'usura del feltro, quindi la grandezza o la forma del martelletto appunto che va a colpire le corde. Nel Krumar 7 alcune di queste grandezze vengono messe a nostra disposizione, quindi diventano dei parametri da variare per modellare a nostro piacimento le caratteristiche fisiche del nostro strumento virtuale. Inoltre, ogni nota ha un generatore indipendente, un generatore a sé stante, e questo vuol dire avere la possibilità di utilizzare lo strumento con una polifonia piena, illimitata. Per capire quella che è la potenza espressiva del Krumar 7, dobbiamo considerare che quindi questa sintesi a modelli fisici ci mette di fronte a uno scenario completamente diverso da quello più statico dei suoni riprodotti attraverso un campionamento, che in realtà ci pone di fronte a uno strumento che ha le caratteristiche fisiche di quello che è stato registrato e che quindi non è più possibile modellare a nostro piacimento. Il Krumar 7 al suo interno ha 9 generatori di suono e di questi 6 sono basati proprio solamente sulla modellazione fisica. In particolare questi 6 motori sono dedicati all'emulazione del pianoforte, appunto del Tyne piano, del Reed piano, che sarebbe il Wurlitzer, l'Electric Grand piano, che è il CP80, il Clavi piano, che sarebbe il Clavinet. Poi abbiamo un'emulazione di vibrafono e un'emulazione sperimentale di pianoforte acustico. Oltre a questi abbiamo un'emulazione ibrida che è quella dell'MKS, legata al suoni di pianoforte synth, e poi invece una modulazione, un'emulazione con una sintesi a modulazione di fase, che è quella legata al suoni di pianoforte elettrico della serie DX. Inoltre abbiamo un player di campioni, perché il Krumar 7 ha la possibilità di caricare delle librerie di suoni campionati e quindi abbiamo un player che ci permette di riprodurli. C'è un ulteriore generatore, che è un synth virtual analog, che ci permette di generare un pad. Vedremo successivamente le caratteristiche. Partiamo andando a vedere quello che è il pannello frontale del Krumar 7, e la cosa che si nota subito sono questi knob rotativi colorati. I colori sono utilizzati per avere la possibilità, in base alla funzione che rappresenta il knob, di
capire qual è il valore attuale del parametro corrispondente, ovviamente con un'escursione che va generalmente dal colore verde fino al colore rosso con varie sfumature. In questo modo riusciamo a capire a colpo d'occhio quello che appunto è il valore attuale del parametro così come è stato salvato. Ognuno di questi knob ha una funzione anche push che ci permette di selezionare una funzionalità diversa che è indicata sul pannello. Andando da sinistra verso destra troviamo il controllo del volume, del riverbero, la possibilità di gestire l'equalizzatore, il transpose, abbiamo i pulsanti per gestire i 4 banchi da 8 preset, quindi 32 preset totali, poi abbiamo i due slot di effetti con in mezzo il simulatore di amplificatore e il drive, e l'ultimo knob a destra è quello relativo al pad. Questi sono i parametri, diciamo le funzioni controllabili da pannello, però c'è da dire che il Chromar 7 è dotato di un editor esterno importante per poter appunto accedere alla grande moltitudine di parametri che caratterizzano ognuno dei generatori di suono a disposizione dello strumento. Abbiamo la possibilità di connetterci all'editor esterno attraverso una connessione fisica MIDI USB oppure attraverso la rete interna privata del Chromar 7, e questa connessione è possibile attraverso un adattatore USB Wi-Fi. Come vediamo sul tablet mi sono connesso all'indirizzo 192.168.1.1 e si apre appunto l'editor del 7, che ci dà delle opzioni globali tra le quali possiamo scegliere ad esempio impostazioni di intonazione, impostazioni MIDI, e una impostazione interessante che è quella del volume, che può essere un volume globale, proprio il knob presente sul pannello frontale può essere utilizzato come volume master, quindi globale, dello strumento, oppure come volume memorizzabile per ogni singolo preset. Io ho utilizzato la modalità global. Per quanto riguarda poi altre impostazioni globali, abbiamo in questa parte dell'editor i comandi per importare e esportare preset, come anche per l'installazione di nuove espansioni o anche la disinstallazione. Per fare ciò abbiamo la necessità di utilizzare una memoria esterna che possiamo connettere alle porte USB. Ad esempio quello che possiamo fare è scaricare dal sito Chromar una nuova espansione di suoni, caricarla sulla memoria esterna e poi connetterla al Chromar 7 attraverso il porto USB. Dopodiché, attraverso i comandi a disposizione dell'editor, abbiamo la possibilità di installare una nuova espansione sul 7. Stessa cosa si può fare per quanto riguarda i preset. Comunque si utilizza sempre una memoria esterna proprio per gestire lo scambio di dati con lo strumento. Andando nella pagina Select Piano abbiamo la possibilità di selezionare i suoni, quindi generatori sonori a disposizione del Chromar 7. Una volta che abbiamo selezionato un suono a disposizione, andando sulla pagina Edit Piano possiamo visualizzare tutti i parametri per il suono scelto. Andiamo a selezionare Time Piano, che sarebbe il suono di pianoforte Fender Rhodes. Se andiamo nella pagina Edit Piano, vediamo che il primo parametro a disposizione è il parametro Type. Type ci mette a disposizione 9 possibili varianti del suono di Tiny Electric Piano e possiamo scegliere ad esempio tra Default e Piano, che è quello che abbiamo sentito, oppure ad esempio Mellow Tone, piuttosto che Hard Times, Wanna Be Dino. Abbiamo ad esempio So Dark, ma ad esempio Piano Bass, che è Piano Bass, che è il primo modello di Fender Rhodes, oppure un Wurlitzer, che è un suono più simile proprio al Wurlitzer. Partendo da una di queste variazioni possiamo modificare gli altri parametri a disposizione per andare a ottenere varie sfumature sonore e per cercare di riprodurre ad esempio i vari modelli di Fender Rhodes, quale appunto il Piano Bass fino a Mark 1, Mark 2 fino al Mark 5. Abbiamo diversi parametri a disposizione, ad esempio variamo Hammer Hardness, sentiamo come il suono è più deciso nell'attacco, variamo ad esempio la parte dell'iPass Filter, il rumore del pedale, il secondo suono che ci viene proposto è il Reed Piano, ovvero il pianoforte elettrico ad ancia, che sarebbe il Wurlitzer.
In particolare in questo secondo preset abbiamo anche in parte il reverbero, un effetto di tremolo e un leggero drive della simulazione di amplificazione. Se andiamo nella pagina Edit Piano abbiamo la possibilità di gestire questi sei parametri che rappresentano quelli a disposizione per modificare il suono. Entriamo in Resonance. Se aumentiamo Hammer Hardness, vedete che il suono arriva fino a La e fino al Do in alto, quindi rispetta la reale estensione dello strumento. Andando avanti vediamo Electric Grand Piano che emula il CP80. Se andiamo nella pagina Edit Piano, per quanto riguarda il CP80 abbiamo una notevole quantità di parametri, in quanto lo strumento, diciamo, si pone come uno strumento leggermente più complesso, quindi abbiamo una parte parametri relativi al martelletto, quindi la parte citatoria, una parte relativa alle corde, poi parte per quanto riguarda il pick up, il tuning delle corde, la risonanza simpatica, i noise dei tasti, del pedale, insomma una serie di parametri che ci permettono nuovamente di andare ad agire sul suono. Ad esempio vediamo uno string detuning. String, ad esempio vediamo la risonanza simpatica. Come vedete, subito abbiamo una differenza nel suono. Abbiamo il Clavinet, che è un'emulazione del D6, con la possibilità di accedere ai parametri che selezionano il pick up, la modalità dei due pick up, il filtro e il livello degli smorzatori. Poi a seguire DX Synth Piano, che invece ci dà la possibilità di scegliere una serie di suoni che si riferiscono sempre alla tipologia di sintesi attraverso modulazioni di fase, quindi che simula in qualche modo la modulazione di frequenza con sonorità, quindi simili, sonorità ispirate ai suoni di X. Andiamo avanti, suono MKS invece, che è una emulazione del suono di RD2000. Del preset proprio Electric Piano 1 dell'RD2000. Andiamo avanti, abbiamo una modellazione del vibrafono. Anche in questo caso l'estensione del suono è limitata a quella dello strumento reale. Abbiamo un modello fisico di pianoforte acustico che si pone come suono sperimentale, ovvero non suona come un pianoforte acustico, ma vuole dare un'indicazione di quanti elementi si possono controllare attraverso modellazioni fisiche. Infatti vediamo una grandissima quantità di parametri gestibili.
Ad esempio, se andiamo a modificare il detune delle corde o la risonanza simpatica, aggiungiamo un pelo di riverbero. A seguire abbiamo il player dei campioni, player dei campioni che ci permette di caricare delle espansioni di suoni che sono scaricabili dal sito, direttamente dal sito Krumar, e quindi che ci permettono di mantenere sempre aggiornato lo strumento. E ad esempio carichiamo Venice Grand CFX. Come sentite, è un ottimo suono di pianoforte acustico, in quanto il campionamento realizzato da Krumar è un campionamento senza loop e in particolare con numerosi layer dinamici, fino a 12 layer dinamici, che quindi catturano ogni sfumatura della nostra esecuzione. Approfitto del sample di pianoforte acustico per sovrapporre il pad. Ho la possibilità di gestire il volume, anche la possibilità di gestire il blend, ovvero un po' il carattere del pad, quindi più chiaro, più brillante oppure più scuro. Nell'ultima pagina abbiamo la possibilità di editare tutti i parametri relativi alla sezione master e alla sezione degli effetti, quindi due slot di effetti, il simulatore di amplificatori e anche alcuni controlli più generali. Quindi abbiamo la possibilità di gestire la parte master, il volume, l'equalizzatore master, poi i due slot di effetti dove abbiamo la possibilità con mode di selezionare il tipo di effetti e i parametri, la possibilità di gestire nel caso in cui si scelga un phaser il numero di stadi, il delay con il feedback, il livello e lo spread del delay, il simulatore di amplificatori che ci permette di scegliere quale tipo di amplificatore simulare, l'equalizzazione e il drive. Poi abbiamo il reverbero che in questo caso appunto ci dà la possibilità di selezionare una grande quantità di parametri, ovviamente non gestibili solo dal knob presente sul pannello frontale. Poi abbiamo due ulteriori pannelli che ci danno la possibilità di gestire dall'editor il livello e il blend del pad, e poi un ultimo blocco nel quale abbiamo la possibilità di assegnare al pedale di espressione una funzione, quella del volume, oppure vedete F1 depth, 2 depth, quindi i parametri relativi agli effetti al simulatore amplificatore o addirittura come è importante, ad esempio, il livello del pad o il blend del pad, assegnando anche un range minimo e un range massimo. Un'altra funzionalità estremamente interessante è quella di poter collegare un device esterno alle porte USB, che quindi va a poter controllare alcuni dei parametri. In questo caso io ho assegnato a livello esemplificativo semplicemente la mandata e il decay del reverbero agli ultimi due fader. Alcuni parametri che potrebbe essere più facile gestire con un fader, in questo caso sono assegnabili attraverso dei semplici control change. Dall'editor esterno abbiamo anche la possibilità di assegnare ai parametri dei nostri suoni
un particolare control change, quindi abbiamo la possibilità di selezionare il control change per ognuno dei parametri e quindi poi ovviamente di controllarli a un device esterno, ovviamente assegnato correttamente al parametro di interesse. Abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche principali di questo strumento, che è uno stage piano con particolare attenzione a quelle che sono le sonorità di pianoforti elettrici, diciamo anni 70, e devo dire che grazie alla sintesi e modellazione fisica è sicuramente una macchina molto interessante proprio per questo scopo. Per tutto ciò che riguarda il Krumar 7 potete visitare il sito della Krumar, scaricare il manuale e ovviamente approfondire tutti gli aspetti del Krumar 7. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.